parliamo un po' di, del personaggio, questo ovviamente l'architetto, il tuo personaggio. È un altro architetto, è un architetto che dirige, che presiede una società di architetti e che aiuta questo americano che viene qui a Roma ad allestire questa mostra su questo architetto disegnatore francese fine 800, Étienne-Louis Boulay. E tutta la storia inizia da questo. Io ho un figlio architetto che si interessa anche lui dell'allestimento di questa mostra, il quale poi avrà una storia con la moglie dell'architetto americano. Ho una figlia fotografa, la Casini. E insomma, è molto complicata la storia, tutto sommato, semplicemente si svolge in una Roma particolare, in una Roma vista da un inglese, da un americano, con degli architetti romani, in un ambiente abbastanza straordinario, abbastanza curioso, pieno di riflessi, di interconnessioni tra il visionario, il romantico, il giallo, il thrilling psicologico, e una sorta di umor nero, di crudeltà. È un film difficile da dirsi a parole. Chi ha visto l'altro di Greenaway forse capirà, era come I giardini di Compton House, dove c'è un plot centrale ma che è estremamente complicato e complesso. È come vedere un'immagine riflessa in tanti specchi deformati che la riflettono sempre, la stessa immagine ma in modo differenziato. Lavorare con Peter Greenaway rispetto ai registi italiani che hai lavorato? Beh, è molto diverso. Ogni regista poi è un caso a sé, specialmente se sono autori i registi, come in questo caso. Lui si è scritto, si è fatto la sceneggiatura, se la dirige, quindi il film è proprio suo. Io poi sono anch'io, ho studiato da giovane l'architettura e quindi mi riconosco molto in questo suo modo architettonico, direi, di struttura che lui, come lui immagina i suoi film. Quindi è molto affascinante perché soprattutto è una persona che sa perfettamente quello che vuole e cerca di ottenerlo.